Bentornati amici, rieccoci a un nuovo appuntamento per il calendario del Potus Avvento. Oggi siamo al 15 e vi devo dire che oggi ho avuto qualche difficoltà perché la notizia, diciamo così, del giorno di cui si è parlato di più, anche se non è nuova, è il famoso ordine esecutivo lanciato da Donald Trump ormai un paio d'anni fa, perché era il 2018, precisamente il 12 settembre. È una notizia di cui parlano tutti, per cui eviterò di parlarne anch'io, perché purtroppo, per fortuna, insomma, ho fatto questa scelta di fare questo calendario alla sera, e quindi per anche tenervi un po' compagnia in primissima serata, che è magari un momento in cui tutti sono un po' più tranquilli, però in effetti poi le notizie girano e questo tipo di notizia so che è girata veramente tanto e quindi è ormai un po' scontata. C'è comunque, per chi ancora stranamente non lo sapesse, comunque se volete qualche informazione in più andate sul canale di Davide Cristallo, perché Evolu Channel oggi ha fatto proprio uno speciale su questo ordine esecutivo e ha spiegato veramente molto bene di che cosa si tratta. In ogni caso, Donald Trump, nella sua, chiamiamola, preveggenza, aveva fatto uno specifico ordine esecutivo il 12 settembre 2018 parlando delle elezioni e parlando delle interferenze straniere, proprio perché dice che fino a quel momento, si sa che in tutte le elezioni americane ci sono sempre stati dei tentativi di influenze da parte di nazioni straniere, e quindi cercava in qualche modo di tutelarsi e di tutelare anche il futuro dell'America, proprio chiedendo determinate sanzioni specifiche in caso di interferenze straniere nel momento in cui ci fossero state delle elezioni. Ovviamente la cosa è caduta a fagiolo durante queste elezioni, anche perché sapete che i due sistemi software tipici proprio per la gestione di tutti i voti, uno dei quali è il famoso Dominion Voting System, di cui abbiamo parlato un sacco perché è quello che ha quel glitch particolare, quell'errore di sistema per cui i voti passano da Biden, da Trump a Biden, quindi chi vota Trump in realtà in automatico gli viene trasformato in voto di Biden, o comunque più volte c'è stato questo problema. E questa compagnia è canadese, quindi una compagnia straniera. Poi c'è comunque anche un'altra azienda che si è occupata sempre delle macchine di conteggio dei voti e che in ogni caso era spagnola, quindi stiamo sempre parlando di situazioni estere. Sappiamo che i server per tutta l'operazione del conteggio dei voti, eccetera, eccetera, era legata alla CIA e a Francoforte, quindi nuovamente parliamo dell'estero. Insomma, tutto questo per dirvi che in realtà ci sono gli estremi per rendere le elezioni illegittime, per sequestrare i beni, per bloccare tutti quelli che in realtà hanno supportato questo tipo di manovra, quindi anche agire legalmente rispetto alle televisioni. Insomma, ci sono i dati per poter fare un disastro. Io non voglio dilungarmi, però effettivamente la mossa, chiamiamola preveggente, di Donald Trump di creare questo ordine esecutivo adesso cade alla perfezione, anche se si fa piuttosto finta che non esista. Ma passiamo a delle notizie un po' alternative, diverse, che non sapete, probabilmente, lo spero, o comunque le notizie positive. Questa sicuramente è una notizia positiva, è la notizia positiva che oggi, come oggi, sta girando di più, anche se, come vi dicevo, è vecchia, ma per me è sempre importante. E come obiettivo generale, quello di riuscire a portare più informazione possibile alle persone, che quindi mi auguro, mi auspico che il muro di gomma del mainstream che porta sempre le solite informazioni cominci a sgretolarsi. Ecco, la bella notizia di oggi, le belle notizie, però c'è un paio, secondo me riguardano proprio questo, cioè l'inizio dello sgretolamento di questo muro di gomma, perché in realtà fa passare solo quello che vuole, se no rimbalza, dove cominciano ad uscire delle informazioni nuove e strane. È di oggi, quindi ci siamo con la chicca del giorno, una notizia su, non ve lo aspetterete mai, Radio Maria. Proprio così. Se volete ve la faccio vedere perché c'è e ne parla pure la stampa. Allora, aspettate che cerco di condividere lo schermo, ammesso che ci riesca, ma l'ho fatto tante volte, quindi dovrei farcela.
Eccola qua, che la vedete? Vedete quello che vedo io? Sì, perfetto. Allora, Radio Maria, parole shock del direttore Padre Livio. Il coronavirus è un progetto criminale di un'elite mondiale per eliminare chi non ci sta e ridurci a zombie. Ora qua poi si va avanti, non mi voglio dilungare, ma Radio Maria che dice questo? Oddio, mi fa pensare. È la stampa che lo riporta, quindi... Veramente, qua possiamo leggere ancora un pezzettino, comunque il sacerdote ai microfoni dell'emittente radiofonica, proprio Radio Maria, questa epidemia è un progetto non casuale che non viene dai pipistrelli e dal mercato di Wuhan, si è sviluppata come un progetto ben preciso per colpire l'Occidente. Forse non solo dalla Cina, certo, infatti parla di un'elite mondiale, di elite mondiali, eccetera. Ora, questa cosa a me mi ha colpito perché, insomma, pensare che la stampa riporti una cosa del genere e che in più sia Radio Maria a dirla, cioè, veramente mi sembra incredibile. Tra l'altro non ho la notizia di riportarvi, ma ho saputo che durante un discorso di Bergoglio c'è stato un sacco di gente che urlava il nome di Viganò e cercava in qualche modo di contrastare, diciamo, tutto il messaggio papale. Anche questa è una cosa più unica che rara, che la gente addirittura si osi andare contro il Papa, insomma, che sappiamo che detiene comunque ancora una sorta di aura di quasi intoccabilità. Ma vi faccio vedere ancora qualche altra cosa carina e vi dico qualche altra cosa carina. Sappiamo, ve l'ho detto, ma lo ripeto oggi perché ieri quando abbiamo fatto il nostro calendario del Potus Avvento quotidiano, come orario ancora stava avvenendo la manifestazione, quella di Washington, pro Trump. Vi faccio vedere, vi ricondivido un attimino, ok, così no, perché vedete poco, così forse vedete meglio, lo schermo. Ecco, allora qui voi vedete, togliamo l'audio perché sennò strillano, che la gente, come vi dicevo, è tantissima, ma veramente tantissima, una cosa incredibile, proprio un mare di persone, un bagno di folla. E come vi dicevo, c'è stato anche Donald Trump, che l'avrete visto tutti quanti, ma c'è una cosa che forse non avete visto. Allora, esiste una persona che si chiama Daniel Keller e che trovate, se volete, su YouTube, che ha pubblicato, non in elenco, un video che sta girando un po' dappertutto e che trovo particolarmente interessante. Ora ve lo mostro, però se volete vedere la fonte originale andate a iscrivervi magari al canale di Daniel Keller, perché insomma, diciamo che io l'ho acquisito per potervelo far vedere, anche se in realtà è un video ripreso dalla televisione, quindi di una trasmissione televisiva pubblica della TV svizzera. Mi sono permessa di prendere proprio per questo, perché non c'è niente di suo privato, ma è solamente la ripresa della TV, che la TV svizzera trasmette questo servizio, perciò l'area tra l'altro della Svizzera italiana, quindi è un servizio in italiano, che dura circa 2 minuti, quindi ve lo faccio sentire, e udite, udite, per una volta apparentemente non rigirano le frittate, ma dicono le cose come stanno. Allora ve lo faccio vedere subito, mi rimetto pappa, così, no, non è così che si fa, un secondo. Questa è la limousine presidenziale seguita dalla scorta che passa attraverso una folla in visibilio. Donald Trump dal finestrino dell'auto ha salutato e sorriso a centinaia di suoi sostenitori scesi per le strade di Washington per manifestare contro il risultato delle elezioni. Altri 4 anni o ancora vogliamo Trump sono alcuni degli slogan con cui è stato accolto il presidente in carica, che a una settimana dal voto continua a non riconoscere la vittoria di Joe Biden. Il presidente in carica Donald Trump, dopo questo bagno di folla, si è diretto in Virginia per giocare a golf. Massimiliano Herber in diretta da Washington, abbiamo visto, la manifestazione è davvero affollata, allora ti chiedo qual è la situazione.
Beh, una settimana fa si sfilava per le strade della città di Washington, per la capitale, per celebrare il presidente eletto Joe Biden. Oggi si celebra la resistenza del presidente in carica Donald Trump al grido di fermate il furto. Ammettiamolo, le autorità avevano qualche timore per eventuali scontri, per eventuali violenze. Tutte le strade del centro sono state chiuse, ma fino a poco fa tutto si è svolto in modo abbastanza pacifico. Dico poco fa perché al momento alle mie spalle, sono vicino alla Corte Suprema, c'è qualche momento di tensione. Sono appena arrivati gli estremisti di estrema destra, dei Proud Boys, ma soprattutto sono sfilate migliaia e migliaia di persone, tantissime bandiere. È stata una dimostrazione di orgoglio trumpiano, possiamo dirlo così. Certo, ho visto degli estremisti di destra, ho visto dei miliziani non armati, ma soprattutto ho visto tanta, tanta gente che vuole manifestare la propria, il proprio sostegno al presidente Trump, proveniente da ogni angolo degli Stati Uniti, da New York, dal Texas, dalla Florida, dall'Ohio. Ho parlato anche con alcuni di loro, mi hanno ripetuto di essere convinti che questa elezione è stata rubata, convinti che al termine delle azioni legali del presidente, la Corte Suprema, che vedete alle mie spalle, darà la vittoria a Donald Trump. In fondo ho sentito ripetere praticamente le parole twittate e dette dal presidente nell'ultima settimana. Siamo in fondo in una grande bolla, una bolla che si muove all'interno di quel diritto di espressione garantito dalla Costituzione, garantito dalla democrazia, che in fondo questa manifestazione che si sta tenendo qui a Washington mette in dubbio, perché questi manifestanti dimostrano di non crederci molto. Perfetto. Ecco, avete visto come la TV veramente svizzera dice, insomma, che effettivamente Donald Trump si è presentato, c'è un mare di gente, la narrativa ufficiale o comunque il mainstream dice delle cose che poi non sono propriamente verificabili dai dati, dei fatti, e questo secondo me è estremamente importante, rilevante, e comincia a farmi veramente ben sperare, perché significa che è ok che siamo in Svizzera, però comunque stanno parlando in italiano, stanno parlando la nostra lingua e stanno dicendo queste cose, cose che siamo stati abituati a sentire solo da pochissime testate giornalistiche straniere e quasi mai. Quindi questo veramente secondo me è una bella cosa. Dopodiché vi posso ancora dare un'informazione importante, secondo me, che riguarda sempre gli Stati Uniti, e vi posso dire che esiste un tweet in realtà di un candidato ufficiale per il congresso del 11° distretto della Virginia, che ha postato un'immagine, una cartina dell'America con le varie zone che secondo questo candidato rappresenterebbero le colorazioni, chiamiamole così, corrette rispetto ai paesi che hanno votato, con lo spoglio elettorale rivisto e corretto adesso con il riconteggio delle schede, eccetera, eccetera. Quindi non la versione mainstream ufficiale manipolata da questi programmi che ribaltavano i voti da una parte o dall'altra, come il Dominion Voting, non con i morti che votano, perché addirittura c'è stato un articolo bellissimo che diceva in Pennsylvania anche gli zombie sono andati a votare. In totale, come diceva anche Davide Cristallo, ci sono stati 1.800.000 morti che hanno votato. Mamma mia, è altro che The Walking Dead, insomma, no? Allora, però, togliendo tutta questa feccia, questa parte che obiettivamente è ingiustificabile, un morto non può votare, e non vi starò a dire che una grande percentuale era morta 10 anni prima, un'altra percentuale un po' più piccola 20 anni prima, cioè delle robe allucinanti, quello che risulta, e poi al limite se riesco vi condivido lo schermo così potete verificare anche questo tweet, è che in realtà in questo momento Trump avrebbe, come vi avevo già detto, 333 seggi, come non seggi ma grandi elettori, ecco, 333 grandi elettori dalla parte di Trump, ma in realtà quelli previsti secondo la fine dello scrutinio, quindi già con quei colorini che non era magari rosso ma era rosa in avvicinamento, diciamo, al prendere lo stato, sono diventati 410. Io ieri avevo detto 405, sempre di più. Allora vediamo se riesco a condividervi comunque anche questa immagine,
perché comunque secondo me potrebbe valerne la pena. Ecco, allora dovrei trovarlo perché ho fatto un po' di pasticcio. Eccolo qui, sì, ce l'abbiamo. Adesso ve lo faccio vedere più grande. Ok, ecco qui vedete Biden 128, Trump 410. Ovviamente qua si fa riferimento al fatto che però 333, come vedete, sono quelli rossi, quindi quelli sicuri. Effettivamente di Biden sicuri ce n'è 51. Mi fa abbastanza ridere. Comunque vedete, potete andare a verificare questo personaggio, questo account, questo tweet. Come vedete c'è scritto manga. Aspettate che devo metterlo un po' più grosso perché io non ci vedo granché. Ok, Anantat Mula for Congress R slash via 11, che significa proprio che è un candidato ufficiale per il congresso al distretto numero 11 della Virginia. Quindi informazione ufficiale. E poi, intanto che siamo qui, vi dico ancora una cosa che è veramente ridicola. Gateway Pundit ne parla in funzione anche di, in realtà, un tweet che forse non è questo, ma è un tweet che dovrei comunque avere da qualche parte. No, non ce l'ho più, mi è sparito. Ah sì, eccolo qua. Questo era il tweet che parla dell'Airbnb. Allora, pare che Airbnb abbia ricevuto delle prenotazioni anche di persone che volevano partecipare alla marcia di Washington, quella famosa marcia che ogni tanto trovate scritto MAGA, e MAGA sta per Make America Great Again, ovviamente, qualcuno me lo chiede. E niente, praticamente, siccome c'è stato qualcuno di estrema sinistra che si è lamentato del fatto che queste persone, senz'altro di estrema destra, avessero prenotato per andare alla manifestazione e che in qualche modo Airbnb, che sapete che è una catena di bed and breakfast, no? Molto molto conosciuta, con dei prezzi anche molto contenuti, hanno praticamente tacciato quelli di Airbnb di parteggiare per i trampisti e quindi di aiutare la manifestazione. Si sono molto arrabbiati al punto che, come leggete qui, Airbnb ha cancellato una prenotazione e vietato un privato di partecipare alla marcia pro Trump. Ora, come ha fatto a vietarglielo, questo effettivamente mi fa un po' ridere, non so come. Di sabato a Washington, dopo che un attivista d'estrema sinistra si è lamentato del fatto che qualcuno di destra stava usando il loro servizio. Ora, perché questa cosa dovrebbe essere un dato positivo, visto che ve la sto dicendo nella giornata in cui ho detto che vi parlo delle cose positive, vi do le caramelle, perché è una mossa così esagerata e così stupida che ovviamente non fa altro che mettere in cattiva luce in questo momento i democratici. Non può che essere così, cioè veramente ci fanno una grande figuraccia. E oltretutto vi dirò che gli americani stanno diventando sempre più ironici e sempre più forti nello, tra virgolette, sputtanare, scusate, non so se può dire sputtanare. Forse no. Vabbè, Biden hanno addirittura fatto dei pullman, dei tir, dei camion con dei pannelli luminosi con scritto le peggio cose proprio su Biden. E in chiusura di questo video ve lo metto questo perché voglio troppo farvelo vedere, proprio per dirvi che in realtà l'informazione sta iniziando a passare, le cose stanno succedendo sempre di più. Addirittura un candidato del congresso ci riporta che siamo a 333 candidati repubblicani, grandi elettori repubblicani, e vi ricordo che ne bastano 270 per poter avere la presidenza, ma pare che in realtà con un conteggio prospettico potrebbero essere addirittura 410, quindi una marea rossa. Anche Radio Maria parla del Deep State, e oltre a tutto questo abbiamo una TV svizzera che parla apertamente della manipolazione mediatica e del fatto che tutta l'America stia voltando, cercando di riavere Trump come presidente. E abbiamo anche un ordine esecutivo che rende illegittime e fornisce delle armi pazzesche a Trump per andare contro i democratici, questa manipolazione e il deep state. Cos'altro volete in più stasera? Potete essere contenti. Vi saluto, vi lascio il video alla fine e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!